È la giornata degli animali, ma gli animali per noi sono tutto l'anno, ovviamente. È un porre l'accento su una realtà che seguiamo 365 giorni l'anno. Sono scesi in oltre 100 piazze italiane volontari EMPA ed ovviamente lo hanno fatto anche ad Arezzo, in piazza San Jacopo, con un mercatino in occasione della giornata degli animali. Vendiamo anche un po' di cose che arrivano dal nostro nazionale, che ci supporta tutto l'anno costantemente, anche in questa giornata così importante, e ovviamente c'è l'aiuto di tutta la città che ci ha aiutato ovviamente a portare, come potete vedere, c'è tante cose da acquistare. Il tema scelto quest'anno è stato quello delle adozioni consapevoli, con un cofanetto regalo tanto insolito quanto speciale. All'interno infatti non ci sono attività ma strumenti divulgativi. Perché non c'è di peggio di un cane che viene adottato e magari dopo una settimana, due settimane torna in canile. Il cane si sente abbandonato una seconda volta e ve lo posso garantire, purtroppo per esperienza di vita vissuta, che il cane che si sente abbandonato sembra che si domandi dove ho sbagliato. In realtà non ha sbagliato nulla, però vabbè, è successo. Quindi adozione consapevole vuol dire tante cose, vuol dire pensare che ci deve essere il cane giusto nella situazione giusta. In questo senso infatti noi invitiamo tutte le persone che vogliono adottare un cane ad affidarsi anche ai consigli dei nostri ragazzi, dei nostri dipendenti, che in realtà sono istruttori cinofili, educatori cinofili, quindi persone competentissime, insomma, che sono in grado di dire appunto se un cane è il cane giusto o meno, perché la persona giusta e il cane giusto sono il connubio corretto e il binomio che è quello che è la vera adozione consapevole.